discorso del dimensionamento scolastico è sicuramente un discorso da affrontare con estremo realismo ed estrema serietà. Probabilmente noi nel futuro nell'area del Lago Negrese non saremo in grado, ma non solo nel Lago Negrese, un po' in tutta la Basilicata, di alimentare tanti indirizzi scolastici e tante istituzioni scolastiche quante ne sono presenti sul territorio. Il problema serio è quello di fare delle scelte forti che ci aiutano a proiettare nel futuro quello che oggi si chiede, un rapporto forte tra istruzione, formazione e politica del lavoro che consentono nel futuro ai nostri ragazzi di restare possibilmente, compatibilmente con la loro libertà di scelta, ma di restare in quest'area. E qui il discorso della relazione, quello che evidenziava il collega Fongitore, della relazione tra la scuola e le istituzioni locali è importantissimo. L'istruzione tecnica e l'istruzione professionale in particolare, non che l'istruzione liceale non lo sia, ma l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale sono diciamo le due gambe dell'istruzione che forse più di altre concorrono a formare delle professionalità che possono esplicarsi in maniera piena dal punto di vista lavorativo nelle nostre aree e possono guardare al futuro con diciamo un'ottica più positiva e forse più di speranza. La scuola in questo momento vive un momento di grande criticità dovuta alla mancanza di risorse che vanno a penalizzare profondamente la possibilità, la capacità, la organizzazione per noi dirigenti sull'innovazione tecnologica. Non è tanto il problema della creatività legata alle risorse umane, perché è tanta, ma il problema è proprio la mancanza di risorse che ci aiuta a introdurre innovazione tecnologica nella scuola. L'istruzione professionale, l'istruzione tecnica che non possa adeguatamente innovarsi, introdurre nuova tecnologia, perde il passo con quella che è la necessità nel rapporto con il mondo del lavoro. E le situazioni che si vanno prospettando, le collaborazioni che si sono attivate, la esperienza soprattutto nell'istruzione professionale dell'area di professionalizzazione oggi con la nuova riforma dell'alternanza scuola-lavoro vanno nella direzione di ricercare delle collaborazioni forti che devono essere favorite in questo caso dalla provincia o dalla regione con realtà lavorative capaci veramente di far fare esperienze innovative rispetto a quelli che sono i percorsi di professionalizzazione che attiviamo all'interno delle istituzioni scolastiche. Probabilmente lo sforzo deve andare in questa direzione, ecco la ricerca di risorse o possibilmente il ritaglio di risorse integrative rispetto a quelle che oggi lo Stato ci mette a disposizione. Poi l'esperienza degli amministratori locali è quello che ci aiuterà a capire meglio delle dinamiche all'interno dell'intera area e a far curvare una forma di progettazione all'interno delle scuole nell'ambito della loro autonomia più adeguata a quelle che possono essere le necessità dell'area. Grazie. La dirigente Ciancio dell'Istituto Sinistrale di Senise. Io vorrei far presente innanzitutto il mio applauso, vorrei fare il mio applauso a tutti coloro che hanno organizzato questo incontro. Mi collega a quanto detto prima dal Presidente Promotore. Per quanto mi riguarda è il primo anno che abbiamo istituito a Senise l'istituto professionale sociosanitario. C'è una problematica perché infatti in Senise è l'unico istituto professionale senisese oltre agli istituti tecnici e ai licei. Quindi questo avvio è stato un po' difficoltoso. Io sto entrando adesso in questo meccanismo. Posso dire che i ragazzi sono interessati molto al fare, quindi la scuola dovrebbe aiutare ad acquisire competenze. E come diceva anche il Presidente prima, soprattutto per i disabili, credo che ci sia un bisogno di una maggiore attenzione
perché io mi sto rendendo conto, soprattutto dagli istituti tecnici, ma anche qualche ragazzo che esce dai licei con una certificazione che non so quali competenze, di nessuno. Quindi noi facciamo uscire dalle nostre scuole dei ragazzi che, parlo dei disabili adesso, ma dei ragazzi disabili che torneranno nelle loro case, e poiché il nostro territorio è molto frammentato, quindi in comuni piccolissimi, dove adesso addirittura neanche le scuole medie ci sono più, si chiudono della loro famiglia e non fanno più nulla. Cioè, quale futuro si dà a questi ragazzi? Quindi credo che l'alternanza scuola-lavoro anche possa essere utile, soprattutto per questi ragazzi, oltre che per tutti. Abbiamo già negli istituti tecnici che hanno avuto un grande impulso dalla riforma. Impulso sì, ma risorse no. Pertanto noi già negli istituti tecnici avevamo dei laboratori obsoleti, computer di tanti anni fa, di decenni, e quindi abbiamo bisogno di risorse, però abbiamo bisogno soprattutto di un patto, giustamente quello che si sta facendo adesso, per collegarci meglio col mondo del lavoro, con le istituzioni. Io l'esempio che voglio portare nel nostro piccolo, proprio utilizzando quelle scarse risorse che ci vengono date, ho cercato di sopperire con l'aiuto di diciamo sindaci, quindi degli enti locali, di far svolgere ai nostri ragazzi un periodo di alternanza scuola-lavoro presso i comuni, per esempio per i geometri presso gli uffici tecnici, e per quanto riguarda i commerciale presso sempre i comuni e gli uffici amministrativi. E abbiamo visto veramente che abbiamo avuto dei risultati. I ragazzi, anche quelli che normalmente non si applicano allo studio, hanno ricevuto, dire, incentivo, quindi anche una motivazione, possiamo dire, a studiare anche la parte teorica, che solitamente i nostri ragazzi un po' rifuggono. Quindi dico, l'esperienza che ho avuto è che è collegamento col mondo del lavoro in tutti i settori, sia per esempio delle imprese, alcune imprese a sinistra, abbiamo fatto un po' di volontariato, abbiamo fatto delle convenzioni senza risorse, quindi abbiamo cercato di utilizzare quel poco che avevamo, però ripeto, non ci si può affidare al volontariato, quindi anche alle istituzioni che, per quanto siano vicini alla scuola, però poi ad esempio si pone il problema dei tutor d'azienda, quindi dei tutor che devono seguire i ragazzi anche che vanno presso le amministrazioni, così anche i tutor esterni. Comunque abbiamo fatto questa esperienza un po', diciamo così, alla buona, ecco, come dire, fondata più su un'esperienza di vita e di amicizie personali, per così dire. Quindi mi attendo che si dia maggiore importanza a questa parte. E anche un'altra cosa volevo chiedere, se si può sapere qualcosa in più sull'iniziativa che pure è molto importante, quella della mobilità, è importantissimo, perché i nostri ragazzi purtroppo non sono molto invogliati, forse il fatto di essere un po' mammoni in questo caso, bamboccioni, come dice parte qualcuno, perché sono le famiglie che frenano molto questi ragazzi, che vorrebbero anche fare delle esperienze, però le famiglie frenano molto. Però forse bisogna un po' diciamo sollecitare maggiormente, fare anche degli incontri con le famiglie per mostrare loro quali sono i benefici di questa mobilità, e poi anche per gli insegnanti, ovviamente. Noi abbiamo adesso il problema dell'insegnamento di una disciplina in lingua inglese addirittura, e i ragazzi la lingua non la conoscono, pur avendo studiato per tanti anni sanno fare ben poco. Forse urgerebbe anche una rivisitazione della didattica della lingua,
perché solitamente si fa sulla letteratura, questo è un altro campo. Ci ringrazio. Grazie. C'è qualche altro intervento? Dico due cose. Ci sono stata da Raffaele in rappresentanza di Basilicata Innovazione, una struttura che da quasi 3 anni si occupa di assistenza tecnologica di imprese e di trasferimento tecnologico. Diciamo che il nostro è un osservatorio molto molto privilegiato dal lato dell'impresa. Il Presidente ha avuto modo di scambiare molte riflessioni con il nostro amministratore delegato e probabilmente il nostro punto di vista è un punto di vista molto molto operativo. Io giornalmente mi occupo di visitare aziende, capire quali sono le loro esigenze sia tecnologiche, produttive, di processo, e quello che ci siamo accorti, e insomma, bisognerà capire in che modo poterlo eventualmente integrare, che a prescindere dalle competenze di base da cui si parte nella formazione obbligatoria, nella formazione superiore, le nostre imprese, che sono piccole e piccolissime imprese, sono a digiuno di competenze manageriali spinte. In qualsiasi settore noi andiamo abbiamo una forte preminenza dell'imprenditore, che è il tutto fare fondamentalmente, una mancanza di una dirigenza intermedia e c'è poche competenze, poche persone si occupano di strategia, poche persone si occupano di marketing. Questo ovviamente parlo di imprese che arrivano fino a 50 dipendenti anche, cioè anche in quei contesti 20-30 dipendenti ci sono poche competenze. Ci sono buone competenze tecniche in alcuni casi, che sono il frutto sia della formazione degli istituti tecnici da cui io provengo e sia di esperienza. Quello che sarebbe importante, bisogna vedere in che modo poterlo eventualmente ragionare in questi patti, sono le competenze manageriali spinte, quindi project management, piani strategici, che sono trasversali a tutti i settori. Quindi immagino il settore del turismo, immagino il settore manifatturiero, immagino il commercio, e non so, probabilmente non è un elemento che forse poteva essere oggetto di discussione oggi, è un osservatorio rispetto a una problematica che con nostri strumenti in questo momento stiamo cercando di osservare, ma credo che sia importante condividere. Cioè l'impresa necessita di fare fatturato, e il fatturato oggi in un momento di congiuntura economica sfavorevole lo si può fare certamente con le tecnologie, certamente con le innovazioni, che sono fondamentali per distinguerci da chi ci copia continuamente, ma lo si fa anche con elevate competenze manageriali. Grazie. Posso? Io sono Pilar Donati da CCL. Anche io voglio portare un po' di più a questo dibattito. È molto importante, perché penso che oggi chiaramente ci si mette a confronto, diciamo, e quindi quelle che sono le esigenze dei territori, e poi questo progetto è importantissimo per quanto riguarda appunto la formazione, i fatti formativi e il lavoro. È un processo veramente innovativo, perché in realtà noi molto spesso come parte sociale abbiamo visto, diciamo, che dei progetti, no? Che assomigliano molto spesso ai bisogni, purtroppo, scusatemi se sono un po' retorica, però alla fine chiaramente sono mai decollati. Se penso per esempio alle formazioni, a tutti i progetti di formazione, dove alla fine hanno tratto vantaggio solo ed esclusivamente quelle agenzie che hanno fatto formazione invece dei ragazzi, chi chiaramente svolgeva quel percorso di formazione, bene, io voglio essere, quindi mi auguro che ciò in questo progetto
dia veramente una svolta. Bene, giocano un ruolo strategico, quindi importantissimo, abbiamo letto la scuola, le aziende chiaramente, quindi i comuni e soprattutto chiaramente gli attori principali dei territori, a mio avviso. Quindi è importantissimo dare diciamo a questo progetto una definizione, una determinata definizione di tutti quanti dei ruoli, no? Che devono svolgere tutti coloro che io qui stamattina ho sentito appunto le opinioni dei dirigenti scolastici, quindi chiaramente non pochi sono i problemi, perché chiaramente se non c'è l'innovazione, se non ci si mette in condizione poi di far decollare determinati progetti, c'è appunto difficoltà e chiaramente non si non prende forma il progetto. Noi come CGL abbiamo dei dati, no? La commissione, l'agenzia della Commissione Europea sulla formazione calcola che nel 2020 chiederà dei dati, il 31,5% degli occupati, degli alti, dei livelli alti occupati, mentre oggi ne abbiamo solo il 12,8%, giusto per avere diciamo un'idea. E chiederà il 50% dei livelli intermedi, oggi ne abbiamo il 48%, quindi livello intermedio, e il 18,5% dei livelli con livelli bassi, oggi invece il livello basso è il 45%, quindi qualcosa significa. Abbiamo bisogno di dare comunque, diciamo, di fare veramente un processo innovativo. Circa questo progetto era molto importante appunto la formazione continua, per la quale la CGL chiaramente ha speso tantissime parole negli anni e oggi si diceva prima rivolto a chi lavora già, io penso che sia uno strumento importantissimo anche per chi attualmente perde il posto di lavoro. Vediamo oggi cosa sta succedendo, si sta appunto riformando quello che è il progetto, la riforma sul mercato del lavoro, quindi in questi giorni abbiamo moltissime notizie riguardo questo, quindi ci sono gli ultra 55 anni che chiaramente non possono più andare in pensione perché c'è la riforma della pensione che li ha limitati a 67 anni di età. Allo stesso tempo perdono il posto di lavoro e quindi non possono avere un reddito. Cioè, per queste persone dovremmo, secondo me, porci questo problema e creare un percorso formativo. È chiaro che bisogna tener conto di quello che è appunto di quelli che sono i territori. Adesso faccio anche un'analisi diciamo della mia area, io sono del Sinisese, una zona abbastanza depressa, svantaggiata. E cosa posso, cioè, se faccio diciamo una panoramica e un attimo di bilancio e mi fermo a guardare come è fatto il mio territorio. Beh, è fatto di piccole aziende, cioè tutti quei sogni insomma, che avevamo rincorso per anni per quanto riguarda lo sviluppo industriale, sicuramente quella era un'idea veramente scellerata a mio avviso. Quindi su cosa bisogna puntare su quel territorio? Sulle piccole aziende, sull'artigianato, è importantissimo poi appunto da portare, da far conoscere comunque ai ragazzi. E non solo, importantissima è la green economy, con l'ambiente che abbiamo, quindi diciamo fare formazione sulla green economy. E poi chiaramente importantissimo si è detto l'apprendistato con qualifica, che chiaramente può dare quindi una certificazione. Un altro insomma mia riflessione riguarda la COVID. A Senise molti sono i ragazzi che purtroppo quindicenni abbandonano la scuola, gli istituti superiori. E purtroppo, io ho avuto modo di constatarlo, questa agenzia di formazione purtroppo invece di fare un percorso così come noi andiamo a leggere sulle schede, posso dirlo perché mi riguarda direttamente, quindi con certezza vi posso dire, leggiamo dei percorsi formativi eccetera eccetera, alla fine si traduce in che cosa? Si traduce a un appello di due mesi. Quindi se usare razza di formazione, usare una scuola, se a
questo punto poi si traduce in pochissime ore di studio e di formazione, e gli stessi insegnanti sono in difficoltà perché non sono messi in grado di poter svolgere la propria attività perché ci viene detto che non ci sono i fondi, quindi questo è un altro problema. E da questo che cosa viene fuori? Vengono sempre di più fuori problemi sociali, perché i ragazzi invece di fare formazione, di essere stimolati, è chiaro, cominciano a usare alcol, fumo e quant'altro. Quindi praticamente penso che questa sia uno strumento che possa dare veramente uno slancio e far vedere qualcosa di significativo al nostro territorio. È chiaro che è importantissimo puntare sulle nuove tecnologie, è importantissimo, lo diceva anche il dirigente dell'istituto. In più chiaramente fondamentale sentire le esigenze del territorio, e su questo chiaramente deve essere fatto un monitoraggio e rivederci ancora e cercare di capire come si può andare per me, per il meglio. Grazie. Grazie. Sono il sindaco di Fardello. Allora, non solo un attimo perché vi volevo ricollegare a quello che ha detto la scienza, o la donna o la saggezza, la donna. Io volevo solo ricollegarmi a quello che ha detto la signora sull'Apofil di Senise, perché io, oltre ad essere il sindaco di Fardella, sono una precaria dell'Apofil di Senise. Veramente su Senise è stato fatto un lavoro oltre i limiti dell'impossibile, perché naturalmente abbiamo sempre lavorato con carenza di fondi e quant'altro, quindi i ragazzi sono stati seguiti purtroppo nel migliore dei modi, cercando di portarli a qualifica. I ragazzi arrivati a qualifica dopo tanti anni, dopo 7-8 anni, sono stati addirittura assunti nelle aziende dove hanno fatto il tutoraggio, quindi veramente una cosa eccellente. Però purtroppo per questo diciamo l'Apofil, maggiore attenzione all'Apofil, perché non si può tenere sospeso un ragazzo, ragazzi che socialmente deboli, ragazzi che hanno tanti problemi, per anni per essere portati a qualifica. Quindi naturalmente maggiore attenzione a questo, e se questa riforma può dare dei risultati, benvenga, insomma. In questo, io sono questo che volevo dire. Grazie. Sindaco di Rotonda. Niente, io pochissime cose. Io per quanto riguarda la formazione, diciamo che già da moltissimi anni ho cercato di rendermi conto, anche mi ricordo che era il 1976-77, e già la formazione già c'era, e quindi abbiamo fatto una ricerca, era la regione, mi ricordo era la regione come dipendente, e abbiamo fatto l'elenco di tutte quelle che erano state formate negli ultimi 4-5 anni, quelle che la percentuale era bassissima di quelle che poi avevano trovato occupazione, e nella stragrande maggioranza avevano trovato occupazione anche. Allora io dico, se dobbiamo fare formazione, prima di fare la formazione dobbiamo sapere dove vuole andare questo nostro territorio, in che modo si muove, che programma c'è, quali sono i settori che vengono ad essere stimolati per poi utilizzare il personale che si forma. Se no facciamo trovare occupazione a quello che la fa, formazione e basta. Anzi, fa piacere, però il discorso non può andare in questa direzione. Per non farlo andare in questa direzione, prima di cominciare a formare, dobbiamo sapere che c'è. Faccio un esempio, così elementarmente. Nel settore, diciamo, nel territorio dove sto io, Pacco, sì, ho fatto un vecchio progetto Ferrara, dove avevano individuato tutte le risorse che esistevano e che potevano dare occupazione di lavoro nell'ambito di quei 13 comuni. Allora, aveva un senso, perché queste sono. Prima, anzi, avevano scritto pure quale dovevano essere fatte prima e quale dopo, perché creavano più occupazione certi settori e non altri. Allora dico io, prima di imbarcarci e di illudere le persone che facciamo la formazione, perché poi non serve per il nostro territorio, magari la formazione è fatta, può darsi pure che è ottima, però serve per un altro territorio, in un altro posto. Allora dobbiamo vedere come ci dobbiamo muovere per far sì che effettivamente ci siano i risultati nell'interesse
dei presidi che sono qua, che naturalmente dicono noi ci vogliamo impegnare, però poi alla fine dobbiamo fare i conti per vedere se effettivamente i ragazzi che abbiamo formato che fine faranno, ci sarà occupazione, in che misura ci sarà, non ci sarà. Insomma, questo è una qualche cosa che va chiarito. E in più va coordinato con un programma di carattere regionale, perché tutta la regione, sì, va, però può darsi che ci sono zone, Lago Negrese, che ci sono, Bradanica, Valdare, dove magari c'è una crescita economica diversa, e poi c'è un'altra zona, come potrebbe essere la nostra, in modo particolare, noi siamo l'ultima della zona, allora di conseguenza nella nostra zona ci deve essere un recupero, allora ci vuole maggiore attenzione e anche più finanziamenti, se per caso ci sono, vengono individuate attività oppure sviluppo legato a tipi di finanziamento che se qui non c'è una cosa prima di farla, mentre dall'altra parte già c'è, un finanziamento può essere ridotto. Allora penso io, per quell'esperienza che ho maturato in tutti questi anni, soprattutto assistente a formazione e tutto il resto, beh, allora diamoci una regolata e vediamo bene, non illudiamo le persone che fanno la formazione devono fare la formazione perché poi devono essere occupate, devono lavorare e possibilmente nei nostri territori, se no non ha senso. Scusate se può sembrare su polemico, io invece dico quello che penso. Meno del solito. È meravigliato, non è fatta così. Non preoccupare. Naturalmente, dovete accettare come sono. Cosa? Grazie, prego. Posso? Dottor Travaglio, ente Parco del Pollino. Buongiorno, Gerardo Travaglio, in rappresentanza del Parco Nazionale del Pollino. Innanzitutto devo portare i saluti dell'onorevole Pappadero, il presidente, il dottore Fiore, Calabria, vicepresidente. Impegnati in altro dell'ingegnere fabbrica del direttore del parco. In particolare oggi doveva essere qui il vicepresidente, però è stato trattenuto da alcuni impegni e quindi mi hanno chiesto di partecipare. Sicuramente molto interessante, diciamo, la problematica che si affronta oggi e devo dire la particolarità che molto rientra nelle finalità di un ente come il nostro, come un parco nazionale, che appunto fa, diciamo, soprattutto della educazione ambientale in particolare uno dei suoi punti di forza, insieme a quello della tutela, conservazione del territorio e poi della promozione anche della valorizzazione. Quindi alcuni temi che vedo qui nelle linee di indirizzo ben si addicono a quella che è la nostra mission, cioè l'agricoltura, il turismo, la tutela del territorio e lo sviluppo energetico sostenibile. Abbiamo presentato giusto l'impugnazione per pure il gruppo sostenibile dinanzi al sostenibile di quella che c'è. No, quello sta funzionando, perché loro la portano funzionando, quella che dal 93 e dal 97 non funziona più, però si riduce l'inquinamento perché adesso c'è questo inquinamento. Ero tentato di non sottolineare proprio la questione del gruppo energetico sostenibile. Che poteva dare, sapevi della reazione, conosco bene il sindaco. E diciamo che oltre a ritrovare diciamo, queste linee di indirizzo che sono, diciamo, anche nostre, l'altro punto di forza è rappresentato dalla comprensorialità che ha questo ente rispetto, diciamo, al territorio, tant'è che diciamo, Lago Negrese Pollino viene proprio ad indicare una città-territorio molto bene dalla provincia. Diciamo che il nostro ente sostiene da sempre, diciamo in tutti i modi possibili, tutte le attività che vengono su questi temi, quindi il rapporto con la scuola, con le associazioni, con i giovani, diciamo anche per aspetti che poi contengono diciamo, attività lavorative. Sicuramente l'ente, diciamo, posso dirlo, aderisce pienamente a questo protocollo d'intesa, non è tra i firmatari, però dottor, se dovesse... il circo di rotonda siamo partiti ieri con
quel progettino di alternanza scuola. Per questo, questo è uno, de, uno degli esempi, poi per rappresentare qui al professor papà. Sì, ma questo è sempre volontariato. Sì, domani presento tutti gli altri progetti per il liceo classico di Laurino. Ma la scuola lavoro con dello scientifico, sì. Quindi noi siamo sempre molto vicini. Il classico, sì. Molto vicini alle senza scuole. Vita, senza soldi. Ai tesisti per esempio ogni volta che ne hanno necessità rispetto a una cosa, a stage anche che vanno a concludere esperienze formative fatte nei diversi settori. Quindi una piena adesione, dicevo, a questo protocollo d'intesa, se sarà ritenuto opportuno, necessario, insomma anche la possibilità di farlo formalmente, insomma sicuramente è una questione che sottoporrò ai vertici diciamo, politici del, dell'ente che sono a rappresentare. In questo senso diciamo questa coincidenza e questa cosa diciamo, ci consentono di dire appunto che siamo qui a raccogliere tutte le idee, ad essere propositivi con chiunque avesse necessità poi di rapportarsi con noi proprio per questa caratteristica su temi abbastanza specifici, dedicati innanzitutto quelli dell'ambiente, ma che comunque diciamo hanno il vantaggio di tenere insieme per quanto attiene la regione Basilicata, in particolare la provincia di Potenza, 22 comuni su 24 del, del Parco Nazionale del Pollino, per cui rappresenta una buona area del territorio. Ci sono altri interventi? Posso Vito soltanto prego, una... direttore Lanzi, dunque una semplice riflessione, cioè noi con questi patti formativi locali, con uno strumento di pianificazione territoriale, parliamo di istruzione, formazione, lavoro. Quando noi però parliamo di lavoro, non nel termine reale della parola, ma di un'azienda che può ospitare un tirocinante e quindi far sì che questo tirocinante possa apprendere delle competenze spendibili sul mercato del lavoro. C'è uno step enorme tra chi pur in modo egregio segue questa filiera, chiamiamola così, e poi si blocca, perché noi abbiamo avuto tanti ragazzi che pur venendo a fare i corsi di formazione hanno avuto delle ottime competenze, ma poi non hanno avuto la possibilità di mettere in campo queste competenze. Fermo restando ora un dato, cioè quello che è difficile ormai l'assunzione a tempo indeterminato presso le aziende, poi non parliamo proprio in questo periodo, diventerebbe una cosa proprio illusoria. Io credo, Presidente, che bisognerebbe lavorare molto sull'autoimprenditorialità, cioè far capire ai nostri ragazzi che con le competenze che si sono acquisite bisogna trovare la possibilità di crearsi un lavoro. È fondamentale, perché se noi aspettiamo che i nostri ragazzi, una volta che hanno fatto questa benedetta filiera, nel miglior modo possibile, tutti siamo d'accordo e siamo tutti quanti disponibili a far sì che ci siano l'alternanza, ma l'alternanza è semplicemente scuola tirocinio, diciamolo con molta onestà. Una volta che questi nostri ragazzi, ne abbiamo tanti, hanno finito il tirocinio e sono magari anche bravi, hanno due possibilità. La prima è quella di andarsene dalle nostre parti e trovare lavoro altrove, oppure restare qui e giustamente, come qualcuno diceva poc'anzi, andare al bar e attendere se c'è qualche possibilità sul territorio. Quindi io credo che i patti formativi locali dovrebbero, così come le azioni, io credo ancora, di formazione professionale, dovrebbero avere sempre come fine ultimo, se ne è parlato tante volte con te direttore, la possibilità di dare ad almeno alcuni partecipanti a queste attività la possibilità di dare appunto coscienza di formare, di creare un'azienda in base alle competenze che sono state acquisite, altrimenti noi avremo sempre la stessa situazione: un ottimo ragazzo che può partecipare all'attività di istruzione, un ottimo ragazzo che partecipa all'attività, lo stesso che partecipa all'attività di formazione, va a fare un bellissimo tirocinio, riceve qualifiche e onori a IOSA, dopodiché si ritrova bloccato. E qui il punto nevralgico, anche perché sul nostro territorio noi abbiamo, come diceva qualcuno, delle microaziende che soffrono tutte quante, soprattutto per quanto concerne il credito. E poi
abbiamo la mancanza, e qui è il vero problema, la mancanza di riconoscersi imprenditori. Cioè nelle nostre zone la formazione dell'imprenditorialità è minimale, e io mi collego anche un po' all'attività manageriale che diceva il signore. Quindi se noi non prepariamo i nostri ragazzi ad uscire fuori da questo mondo che dovrebbe sperare, dovrebbe dar loro la possibilità di farli trovare un posto fisso che non esiste più, dobbiamo andare in un'altra direzione, quella di far capire ai nostri ragazzi che noi o diamo la possibilità di essere, tra virgolette, dei piccoli imprenditori. Difatti, tra parentesi, l'Europa 2020 prevede anche un ritorno dell'artigianato. La creatività non è soltanto dal punto di vista tecnologico. Noi l'abbiamo persa, per esempio, questa esperienza ormai da anni, e quindi di conseguenza sarebbe opportuno giocare, secondo me, secondo la mia modestissima opinione, su questo campo. Quindi ribadisco ancora una volta, è fondamentale, Presidente, che sia dato ampio spazio all'autoimprenditorialità. Grazie. Prego, il collega consigliere provinciale Angelo D'Ambrosio. Buongiorno a tutti, io voglio aggiungere giusto qualcosa a quella riflessione che ha fatto il direttore. Allora, io credo moltissimo che si debba andare nella direzione dell'autoimprenditorialità, e su questo penso che bisogna attivarsi naturalmente compatibilmente con la cultura che abbiamo. Sicuramente sposo le parole che ha detto il direttore dell'Apofil Romaniello, secondo cui si mettono in campo dei progetti e bisogna iniziarli a portare avanti con il confronto e soprattutto con il bottom up, ovvero il confronto che c'è dal basso verso l'alto e viceversa, e non partire da ambo i lati con appareti stagni, perché questo è un atteggiamento che non frutta né da una parte né dall'altra, ma tende a precludere. Poi vorrei fare un'osservazione, perché siccome io sono frutto e lavoro dopo un master di alta formazione, perché ci sono tipologie di, siccome vengono finanziati con i fondi europei, una certa tipologia prevede un indotto nella formazione per l'occupazione, una certa formazione è una formazione di base che prescinde dal territorio.